Siamo qui con Marta Cecconi, che presenta un'iniziativa che si svolgerà a Pesaro il 7 giugno, la presentazione di un libro intitolato Al nostro posto, Donne che resistono alle mafie. Di cosa si tratta? Sì, è un libro sostenuto da Coppa Adriatica, della quale io sono presidente e rappresentante dei soci, ed è un libro che racconta, mentre il vento ci porta via, è un libro che racconta sei esperienze di donne che in qualche modo hanno resistito alle mafie, in modi diversi, non mafia tradizionale, ma attraverso storie personali di vita lavorativa e quant'altro. La portiamo nel nostro territorio grazie anche alla presenza di una delle autrici e di una delle intervistate che è anche direttrice del consorzio di Libera Terra, e lo facciamo assieme all'associazione Libera, alla quale siamo vicini da tempo e la sosteniamo. Libera, ricordiamo, è l'associazione di Don Ciotti che cerca di recuperare i beni che vengono sequestrati alle mafie. Ecco, il libro cosa vuol comunicare, cosa vuol trasmettere? Vuole comunicare innanzitutto un messaggio di legalità e di purezza e di trasparenza, ma soprattutto farlo assieme a messaggi di sei donne forti, quindi una presenza di genere molto importante e interessante, soprattutto in questi giorni, ahimè, in questi periodi, se non dire anni purtroppo, che dove il genere femminile sempre lo troviamo tutti i giorni in tutte le pagine dei giornali in maniera anche abbastanza triste. Quindi non solo delle mafie ma della violenza in genere. Di violenze purtroppo, quindi il messaggio da rinnovare è sicuramente quello della legalità, della trasparenza, del coraggio e della forza. Grazie. Bene, grazie e in bocca al lupo per l'iniziativa. Grazie. Amici di Onda Libera, un saluto.